Elisa, molte persone fanno lo squat in modo sbagliato. Ok? Dai, io ti faccio vedere come lo faccio. Fammi vedere una squat. Allora, lo squat io lo faccio così. Ok. E dimmi dove la senti il lavoro? Un po' nelle piatte, un po'. Più sulle gambe però. Sì, 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 perché forse sono in avanti? No, e che il problema è che l'intento che tutti quanti devono pensare di salire, non è una questione di salire, ma è una questione di spingere verso basso. Allora, innanzitutto chiudi poco a poco le gambe, ok? Stessa larghezza delle tue anche. Ok. Scendi giù come se dovessi sedere in una sedia. Sì. Ok? Divarica poco a poco le punte. Ok? Adesso, mi devi spingere su tutta la parte esterna dal piede e dal tallone, sì, come se stessi provando di aprire il pavimento sotto di te. Adesso senti che si attiva. Cazzo! Sì, purtroppo, lavorare bene non vuol dire lavorare tanto. Ok, a questo punto mi devi pensare di spingere verso basso e sollevare di pochi centimetri, scendi giù. Spingi verso basso, scendi giù. Già troppo. Qua e scendi giù. Mamma mia! E giù. E adesso, triplo. 25 secondi. 25 secondi. Questo si chiama squeeze squat. Stai, perché squeeze vuol dire schiacciare, ok? Ok? Ti mancano 18 secondi. 18 secondi. Per i nostri amici a casa, dovete ripetere questo esercizio un altro 3-4 volte. Per okay? Sempre 20 secondi. 20 secondi. Ultima 5, ultima 4, ultima 3, ultima 2 e stop. Mi sento più di adesso? Mazza, di massimo. Tu sei già di marmo. Ti facciamo diventare più di marmo. Di marmo. Ok, ricordate che siamo qui per voi. Amati.